questa è la faccia di uno molto riposato, come potete vedere. Non vedo l'ora di andare a lavoro oggi, proprio finalmente. Ragazzi, se non l'avete già fatto, mettete mi piace al video, che mi dà una mano per l'algoritmo, perché la maggior parte di voi non è neanche iscritta al canale che mi guarda i video, e quindi se riuscite a mettere mi piace e a iscrivervi, mi fate un grosso favore. Oggi è mercoledì, si torna al lavoro e novità per la casa, un disastro allucinante. Praticamente bisogna fare una sanatoria che in teoria verrà fatta oggi e poi, finito quello, i documenti verranno spediti alla banca di corsa, di fretta, e affinché loro possano erogare il mutuo. E tutto questo deve succedere entro una settimana, perché il... cosa succede? L'enorme... scusate le parole, l'enorme inculata, l'enorme fregatura è che il venditore della casa si è svegliato e ha detto: no, io non voglio inviare la lettera dove essenzialmente dico all'inquilina che il contratto non si va più a rinnovare. Cioè lui essenzialmente dice: il contratto si rinnoverà. Cosa vuol dire? Che io mi becco l'inquilina per 3 anni, non potrei entrare in casa. Tra l'altro la signora è baciata dal cielo, perché il suo affitto è lo stesso da 24 anni, e quindi potete immaginare che non è proprio in linea col mercato. Io pagherei di più di mutuo di quello che guadagnerei dalla signora, ed è, pensarci, allucinante. Quindi dobbiamo fare tutto in fretta, ricevere questa conferma dell'erogo del mutuo, così il venditore può cambiare idea e mi può dire: ok, allora, visto che è confermato, ti lascio la casa. Perché lui ha paura di rimanere a piedi, ma rendiamoci conto. Non mi metto neanche qua a spiegare, ma è una vergogna. Niente ragazzi, oggi mi sa che al lavoro arriverò in ritardo, perché sono le 8:16 e qua c'è un traffico tipo impossibile. Signori, che giornata! Che giornata! Ora mi metto un secondo in macchina e facciamo 4 chiacchiere. E sono già le 10:15. 10:15. Non sto neanche a dirvi che sono stanchino, infatti non tra molto andrò a letto. Ho già sistemato la stanza, preparato, fatto lavatrici, mangiato molto leggero. Mi sono mangiato il risotto avanzato dell'altro giorno, che era letteralmente mezzo piatto avanzato, e un po' di mandarini. Oggi volevo stare abbastanza sano, quindi non mi sono ingozzato come al solito, anche perché a pranzo mi sono mangiato al ristorante pasta e con lo speck e i funghi di primo, di secondo, 3 trote, cioè letteralmente 3 pesci interi. Ok, non immaginatevi un chilo di pesce, però 3 trote di medie dimensioni e con patate, quindi cioè, potete immaginare la quantità di cibo. È... a volte mi sbalordisco. Oggi volevo andare in palestra, ma alla fine una mia ex collega mi ha chiesto di fare aperitivo e quindi ci siamo beccati subito dopo finito il lavoro, che ero lì in zona. Quello, poi ho chiamato l'agenzia, perché lì non si finisce mai, ragazzi, non è un'odissea questa, letteralmente un'odissea, e non so neanche dove andremo a finire con questa cavolo di casa, sinceramente. Spero domani di avere più risposte, ma purtroppo so già come andrà a finire. Rimarrò fregato, perché sto per comprare una casa con un'inquilina dentro che non me la smuovo prima di 3-4 anni, e l'inquilina ha un canone che non cambia da 24 anni ed è meno del mutuo che andrei a pagare. Quindi io essenzialmente sto pagando una signora perché venga a vivere in casa mia, io non posso cacciarla. Tutta colpa dell'agenzia in primis e del venditore in secondis, dei pirla allucinanti, e da qua nessuno ci scappa. E purtroppo, e cosa succede? Quindi questo mi porta parecchia ansia durante la giornata, come se non avessi già abbastanza, perché tra una cosa e l'altra io sono estremamente rilassato, come potete immaginare. Almeno al lavoro è andata bene, perché oggi ho fatto, sapete che sto gestendo la parte di ETL, che nell'ambito della data engineering sarebbe extract, transform, load, quindi lavorazione del dato grezzo
dall'inizio alla fine il mio ruolo è gestire i dati aziendali, insomma, e mi è stato chiesto di imparare questo nuovo software e oggi ho raggiunto la certificazione, cioè ho superato il test per poter utilizzare in modo più appropriato. Infatti dovrò fare anche un post su LinkedIn, su LinkedIn come la chiamiamo tutti, e di questo un po' per tirarmela. Però, a dire la verità, ho fatto la certificazione dell'associatura, devo fare quella da professional e quindi devo fare il corso di quella e dura parecchie ore. Insomma, ragazzi, complicato, complicato. Quindi almeno il lavoro non mi dà stress. Poi altri progetti, appunto, le borse stanno andando abbastanza bene, stiamo continuando a caricare, ragazzi, prima o poi spoilererò. E inizierò a pubblicare, magari a mettere in descrizione qua sotto il sito per le borse, così se siete interessati alle borse Made in Italy potete anche comprarvele. Prima o poi entrerò nel direttivo e quindi da lì poi sarà molto interessante perché avrò un bambino da portarmi avanti. E come potete anche immaginare, ora sta piovigginando, piovendo e quindi è una cosa che ho sempre adorato, dormire in tenda, dormire in macchina con il rumore della pioggia, e quindi stanotte, visto che tra poco vado a letto, come le galline, abbastanza presto, secondo i miei standard, sarò dolcemente coccolato dalla pioggia che sbatterà sulle finestre e non vedo l'ora. Mannaggia. Poi, oltre a questo, domani come news, ragazzi, visto che questo oramai è diventato un confessionale, siamo in questo cunicolo, siamo in questo tugurio con voi a chiacchierare. Domani torno al lavoro ancora una volta, nel senso che sono in ufficio, non sono da remoto. Ci potrebbe essere la pizza pranzo come tutti i giovedì, cioè dovrebbe essere tutti i martedì, ma oramai martedì mi sto prendendo sempre da remoto. Quindi giovedì mi mangio la pizza, ma in verità io venerdì sera cucinerò la pizza. Venerdì sera io cucinerò la pizza in casa, ragazzi. Quindi farò un video su come si fa. Non so se farò io l'impasto o lo comprerò, però voglio sguinzagliare il forno della pizza, non vedo l'ora. E quindi venerdì sera facciamo questo. Poi sabato, questo weekend, ho un bel po' di attività. Sabato mattina una colazione con un'amica e dopo pranzo un aperitivo con un'amica. Il pomeriggio vengono gli amici in casa perché c'è il compleanno di mio fratello che festeggiamo finalmente. Si festeggia sia il pomeriggio fino a tutta la sera inoltrata. E poi domenica mattina. Cos'è che avevo domenica mattina? Penso anche lì una colazione. E non ho ora come ora lavori all'orizzonte, nel senso ci sarebbe appunto questo Halloween che adesso devo sentire, come vi ricordate nel vlog dell'altro giorno che avevo mandato un messaggio ma non siamo riusciti a sistemare, insomma no, per niente, e adesso magari lo sento. E ci potrebbe essere questa opzione, come c'è l'opzione di Milano, come ci sarebbe anche opzione con altri amici, quindi adesso dobbiamo capire un pochino come fare, un po' a conciliare il tutto. Ah! Spacco tutto! Da quanto sta andando la videocamera? Ma di già 6 minuti. E quindi, ragazzi, insomma, come vola il tempo quando ci si diverte, questi aggiornamenti in macchina la sera. E spero che mi vediate bene, spero che mi sentiate bene. Oramai questo è diventato un pochino la routine per noi. Magari potevo chiamare. Vabbè, fa stesso. Sta diventando un pochino la routine. E ragazzi, quindi se questi video vi piacciono, vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale. Oggi mi fa ridere perché appunto l'altro giorno vi ho detto che mi sono eliminato l'applicazione dal telefono, quella per controllare YouTube Analytics. Ma oggi, cioè, ovviamente non ce l'ho più l'applicazione, ma da quando l'ho eliminata l'altro giorno ad oggi ho fatto 4 iscritti, quindi siamo a 2.503. Quindi stiamo salendo molto con calma, ho ricevuto anche 4-5 commenti nei video, quindi ragazzi non si molla, non si molla un cazzo qua, continuiamo con questo percorso giornaliero che racconta un pochino la mia vita, questo percorso che condivido con voi, che spero appunto che vi piaccia. Quindi gli strumenti per farmelo sapere sono mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video di domani dalle 11 e date una mano all'algoritmo, insomma, a farmi espandere in questo universo di YouTube. Vi ringrazio ragazzi.